Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Oggi si affrontano Chievo e Juventus. Fabio Caressa e Luca Marchegiani sono pronti a raccontarvi le grandi emozioni di questa sfida. Ciao Fabio e un saluto a chi ci segue da casa. La partita di oggi si preannuncia interessante. Speriamo che sia all'altezza delle attese. Vediamo dunque gli schieramenti delle due squadre. Dunque, calcio d'inizio. Radovanovic. Ha la possibilità di andare verso la porta. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Pjanic riesce a resistere all'assalto dell'avversario. Pjanic con il lancio sulla fascia cerca la profondità, può tentare la conclusione e il pipì da Higuain, una giocata grandissima. Grande azione, tutta la squadra si è mossa perfettamente con i tempi giusti, ha sfruttato nella maniera migliore questo contropiede. Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazi. Birsa. Gioca con un pallone lungo. Attenzione al tiro. Bernardeschi. Ecco il tiro. E hanno sfiorato il gol. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, fa bene a provarci. Khedira. Provano a ripartire da dietro. Benatia, il suo pallone è morbido, la mette in profondità per il compagno e la palla finisce al portiere. Radovanovic. La Juventus è in vantaggio quando non sono ancora trascorsi 10 minuti. Fase di stallo. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Birsa. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Mandzukic. Etemai. Cucciarelli. Bernardeschi. Prova con la palla lunga. Riceve il passaggio. Prova il filtrante. Cerca lo spunto. Riceve in ottima posizione. Prova a salire in aria. Una grandissima giocata di Mandzukic. E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Ottimo colpo di testa. Ottimo questo colpo di testa. Preciso ed efficace.
La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. La Juventus può gestire un comodo vantaggio di due reti. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Decide di sfruttare la fascia. Bella rete di passaggi. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Pjanic. Khedira. La Juventus è sopra, un buon primo tempo per loro fino a questo momento. Occasione da rete. Fuori di poco, sfortunati qui. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Birsa. Sta faticando a imporre il proprio gioco, la propria qualità, almeno in questo match. Beh, i difensori sanno che gran parte del gioco passa dai suoi piedi. Occhio al tiro. Tiro davvero da dimenticare. Era proprio lì, davanti alla porta. Ha buttato via l'occasione. Tempo che si conclude dunque qui. Qualche spunto sulla prima parte di gara? Dovrà decidere se cercare di allungare ulteriormente il distacco o se pensare a difendere il bottino di due reti con cui inizierà la seconda parte. Partiti, è iniziato il secondo tempo. E le due squadre ricominciano con gli stessi uomini del primo tempo. De Sciglio. C'è la palla lunga, in avanti. Higuain. Cerca un compagno libero. Tocco morbido, pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Pjanic la gioca in profondità. Mandzukic. È davvero una bella serie di passaggi questa. Bernardeschi ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Cacciatore, scodella in avanti. Cerca di allungare il gioco. Pucciarelli! Aveva messo dentro davvero un gran pallone. Hanno sfruttato in maniera perfetta lo spazio dietro la linea difensiva. E poi, quando la palla arriva così precisa, è difficile non andare in porta. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Beh, forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, se attaccano troppo la palla e si fanno superare, gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti al portiere. Hanno ragione a essere cauti. Spazza via. Ci mette una pezza. Birsa. Bernardeschi prova la verticalizzazione. Opportunità di ripartire. Higuain! Il portiere dice di no. Che grande parata. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Sembra esserci un cambio. Esatto.
Ecco che il quarto uomo ci mostra i numeri dei diretti interessati. Bellissimo. C'è il colpo di testa! Tentativo identico al precedente. E hanno segnato ancora! Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. L'errore del portiere pesa sempre più degli altri, perché mina anche la sicurezza della difesa che ha davanti. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Si riparte dal 3-0. Pellissier. Cacciatore prova a prolungare. Va di testa! Una buona iniziativa, ma non è bastato. Anche l'ultimo cambio a loro disposizione. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Radovanovic, Meggiorini. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Meggiorini, ecco un'occasione di contropiede, ci mette il fisico. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Cerca di lanciare il compagno, bello intervento difensivo. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Meggiorini provano a partire in velocità. La mette sulla sinistra. Prova la giocata nello spazio. Sul filo del fuorigioco. Ottima giocata. È in posizione per il cross. Mandzukic. E c'è il vuoto del pubblico. Si chiude la sfida. Triplice fischio dell'arbitro. Oggi davvero non c'è stato nessun problema. Una vittoria assolutamente comoda. Una squadra brillantissima. Cosa pensi di quello che abbiamo visto in campo, Luca? La Juventus ha messo in mostra tutta la qualità dei suoi...